Parlane bene, parlane male. L'importante è parlarne. Questa frase mi è sempre rimasta in testa per via della sua importanza nella società odierna, che sintetizza tutto ciò che capita. Però, mano a mano questa frase si è trasformata in parlane male, l'importante è parlarne, che toglie dalla frase un equilibrio che cambia per sempre il modo di pensare. Au, popolo di YouTube, io sono Indy e oggi voglio parlare di una cosa seria. E che c'entra con me, voi che state guardando il video, e soprattutto quello che vi circonda. Ebbene, voglio parlare di politica. Ok, so cosa state per dire. Ora Indy sta per annoiarci con un discorso troppo serio e poco divertente, quindi chiuderete il video. Ok, allora aggiungiamoci una salsa di divertimento. Va bene? Ebbene, voglio parlare di politica e meme. Contenti? Contenti. Ok, allora. Iniziamo dal fatto che queste due cose vanno molto da braccetto, soprattutto qui in Italia. Esistono meme di ogni genere, sull'intrattenimento, sul black humor, anche sul cibo se volete. I meme sono un'evoluzione della satira, diciamo un'evoluzione del giullare di corte che prendeva in giro i potenti senza essere giudicato. Ora i meme sono ovunque nella nostra società, su internet, sulle nostre chat private e perché no, anche sui muri. Ma mai. E dico mai mi sarei aspettato che i meme potessero diventare pubblicità per i politici. Siamo nel 2019, quasi il 2020, e questo mese verrà ricordato con una sola maledettissima frase. Ebbene, parliamo del nuovo e fantastico tormentone inverno 2019. Dimentichiamoci di Michael Bublé. Oggi abbiamo Meloni-chan. La donna dell'intrattenimento. La donna che veniva remixata, ma soprattutto la donna che usava le prese per il culo fatte su di lei per diventare più popolare. È come se un bullo venisse preso per il culo dall'intera scuola e questo bullo usasse le prese per il culo per diventare capoclasse. Perché sì, la Meloni che vedete tartassarvi le palle su Facebook e YouTube non è altro che una bulla che riempie di cavolate la gente. Tutti ridono di fronte ai remix su di lei, ma avete sentito le sue parole, vero? L'odio verso la normale, l'amore verso il normale. È questo che volete? Vivere in un mondo dove non si può essere chi si vuole per paura di essere giudicati? Di tornare indietro nel tempo, nel Medioevo, dove le cose che non fanno parte della famiglia cristiana, vanno debellate come un cancro? Volete veramente tornare alla caccia alle streghe? Ma Indy, non farne un dramma, sono soltanto dei meme, non fanno male a nessuno. Are you sure about that? Vi ricordo che i meme qui in Italia hanno fatto crescere molti, troppi partiti politici. Un esempio? Ricordate i gattini su Salvini, oppure i memini sulla Ruspa o altro? Ecco, quella è stata pubblicità d'oro per la Lega. E ricordate il Shish in the World di Renzi? Oro colato per il suo ego. Quello che dovrebbe essere una cosa divertente è stato trasformato in un modo per fare una campagna elettorale perfetta. Più prendi per il culo, più diventi famoso. Il problema è che stiamo facendo diventare famose le persone sbagliate. Persone che non portano nulla di buono alla nostra nazione, se non odio e separazione, guerre e muri, ma soprattutto pregiudizi verso il prossimo. Già facciamo fatica ad accettare noi stessi. Se poi dobbiamo avere paura del prossimo, va a finire che torniamo seriamente nel Medioevo. Molti politici cercano di inculcarci la parola normalità nella nostra testa, cosa che non esiste. La normalità non è mai esistita. Un po' come i bulli delle scuole che volevano la perfezione. E se a loro non piaceva come eri fatto, diventavi una vittima. La politica di adesso è la stessa identica cosa, in formato più grande. Vi giuro, mi piacerebbe cambiare questa mentalità alla gente. Mi piacerebbe provare a urlare la mia idea, difendere i diritti di tutti, ma soprattutto cambiare il mio paese, anzi il nostro paese, in meglio. Ma potrebbe risultare una cosa assai difficile, essendo che sono da solo e diverso, tra virgolette. Mi piacerebbe fare molte cose. Bisognerebbe solo pensare in modo diverso, ma soprattutto evitare di essere contagiati dalle idee di odio e distruzione come fanno i politici di ad oggi. Questo video magari potrebbe non essere adatto ad alcuni di voi che magari sono ancora piccini, ma per i grandi voglio che pensiate alle mie parole e provare a farle vostre. Pensare a come vorreste il mondo nel futuro e farvi la domanda: vorreste un mondo più unito oppure un mondo pieno di odio? E poi, appena avrete la risposta,
provare a fare qualcosa per cambiarlo. E non vi preoccupate, non sarete soli nel cambiare il mondo. Dovete solo avere il coraggio di urlare le vostre idee e probabilmente qualcuno si unirà al vostro coro. Io lo spero moltissimo, perché voglio anche io cambiare il mondo, come voi, e magari insieme riuscire a fare qualcosa. Io lo spero con tutto il cuore. E quindi, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata sopra mi piace, e noi vediamo di ritrovarci al prossimo video.